Assessore Capellini, 2 giorni per le imprese culturali e creative, che rientrano nell'ambito anche di un progetto della Regione che riguarda anche l'arco alpino. Come Regione Lombardia ci stiamo impegnando tantissimo in questo settore, è un settore che ci vede al terzo posto tra le prime 25 regioni europee come numero di occupati e di imprese nel settore appunto delle imprese culturali e creative, e quindi attraverso diversi bandi sia con Fondazione Cariplo che con le Camere di Commercio stiamo valorizzando il più possibile e sostenendo queste nuove forme di imprese e di creatività. Ricordo anche iniziative in ambito appunto più vasto come proprio sostegno alle imprese, ad esempio per la prima volta siamo riusciti ad azzerare l'IRAP sulle nuove start-up, per chi apre nuove aziende, nuove start-up. Questo è un buon esempio di come si riescano a mettere a sistema diverse idee, diverse forme creative. Stiamo valorizzando i giovani artisti, questo anche come assessorato alla cultura abbiamo definito quest'anno una nuova linea di intervento, dei criteri prioritari per i giovani artisti, e il progetto Creative Companies in Alpine Space ci permette di condividere con le regioni dell'arco alpino tutta una serie di iniziative importanti, e quindi ci permettono uno scambio e un confronto reciproco con realtà con cui è possibile condividere iniziative molto importanti in un settore che sta creando ancora grandi prospettive anche in termini di sviluppo occupazionale. Questa 2 giorni ha l'obiettivo anche di far incontrare la domanda e l'offerta. Da questo punto di vista abbiamo prima potuto vedere molti progetti di carattere culturale dedicati alla promozione del territorio, anche legati all'artigianato. Esatto, è l'occasione ideale per mettere in mostra delle punte di eccellenza in diversi settori. Beh, la piazza Città di Lombardia, oggi e domani, così ricca di stand e di proposte da parte di tanti giovani artisti, è la dimostrazione che c'è voglia di fare impresa e di credere anche in azioni, in iniziative future che possano appunto dare degli sbocchi occupazionali notevoli. Nel frattempo però la Regione si dedica anche alla salvaguardia del patrimonio culturale già esistente, naturalmente a partire dal Duomo di Milano. Sarà firmato anche oggi un accordo di programma per il restauro della Guglia del Duomo e anche il recupero del museo. Sì, oggi appunto alle 14 andiamo a firmare un atto integrativo dell'accordo di programma che vede uno sforzo notevole di Regione Lombardia, in quanto mettiamo a disposizione un ulteriore 1,5 milioni di euro per il restauro della Guglia Maggiore del Duomo e del Museo del Duomo, e a ciò si vanno ad aggiungere quasi 400.000 euro del nuovo fondo di rotazione per i beni immobili che abbiamo messo a disposizione qualche mese fa. La graduatoria si è conclusa e quindi metteremo a disposizione oltre al 1,5 milioni un'altra cifra considerevole, proprio perché riteniamo il Duomo di Milano uno dei simboli principali del nostro territorio. A proposito di territorio, lei ha detto che un esempio della vitalità del territorio sono anche iniziative come il Festival dei Mondi e la Terra dei Laghi. Prenderanno il via proprio a pochi giorni a Varese. Sì, 2 importanti iniziative per il territorio, le ho volute presentare a Palazzo Lombardia insieme appunto a chi ha promosso negli anni e che ha reso possibile il consolidamento di queste belle realtà culturali, ossia Teatro Blu, con la Silvia Priori che coordina, è un po' il motore diciamo da tempo di queste iniziative sul territorio. Iniziative che hanno dei diversi punti di forza, oltre al valore culturale dell'offerta che viene appunto proposta in questi 2 importanti eventi, anche il merito di valorizzare i luoghi simbolo del territorio di Varese ma dell'Insubria in generale, toccando appunto diverse province della regione insubrica, e anche di mettere a sistema queste iniziative con i vicini svizzeri, quindi c'è un importante partnership con il Canton Ticino. E quindi da un lato degli eventi fortemente radicati sul territorio, ma che guardano anche a un ambito più ampio a livello internazionale, sia come programmazione sia appunto per i partner di grande livello che contribuiranno a rendere il festival ancora più ricco. Attraverso la forma espressiva del teatro che la Regione ha promosso attraverso iniziative come Next, che è la borsa del teatro. Next è un'esperienza positiva che l'anno scorso ha riscosso molto successo e che quest'anno abbiamo voluto riproporre, tra l'altro aumentando anche il budget a disposizione grazie a un intervento di Fondazione Cariplo che ci ha voluto supportare in questa iniziativa.
molto importante per i teatri perché dà la possibilità alle giovani compagnie di farsi conoscere, di promuovere nuove produzioni e quindi di dare ancora più vitalità al nostro modello di spettacolo dal vivo, che è già di per sé un modello importante.